Avete presente quel giorno in cui, senza dire niente a nessuno, prendete le chiavi, salite in macchina e la portate in montagna? Il giorno del tuo test drive. Ecco, io oggi vi porto un assaggio di quel giorno. Ciao a tutti ragazzi, io sono Francesco e collaboro con Matteo da quasi un anno. Lo so, sono più giovane e più bello, ma al di là di questo, in officina del pilota abbiamo una mole di lavoro assurda, non sappiamo più dove mettere le auto e questo è soprattutto merito vostro. Quindi le opzioni sono due. 1. Continuare a portarvi un solo contenuto a settimana e 2. Aggiungere nuove risorse al canale. Ed eccomi qua. Quindi mi raccomando, siate clementi, ma soprattutto like, commenti, tanti tanti commenti e iscrivetevi al canale. Bentornati ragazzi su Officina del Pilota. Oggi guido la mia 350Z. Finalmente la porto su strade decenti, senza troppe buche. Magari non proprio ideali per lei. Parliamo di un misto stretto di strade di montagna. Con il peso che abbiamo non sono proprio sicuro che si possa comportare come magari altre auto. Però ragazzi, sentite che rombo. Ma parliamo subito di quelli che sono secondo me i difetti di quest'auto. Al di là del peso eccessivo che in alcune situazioni, soprattutto quando si va molto forte in discesa, si sente per via di trasferimenti di carico molto importanti, per il resto in realtà la macchina ha un motore che non soffre per niente questo peso, se lo può permettere. Ma di che cosa parliamo? Cioè, veramente, veramente, ma di che cosa parliamo? I freni, adesso abbiamo sotto un kit Brembo serie oro che usciva di fabbrica con la Level 2 come questa, a mio avviso forse leggermente sottodimensionato visto anche appunto il peso, però come sale ragazzi, come sale, guarda qua che roba. C'è da dire che le gomme non sono l'ideale, perché comunque monto delle gomme con una pressione veramente alta per via degli... mi salutano. Dicevo, le gomme non sono l'ideale perché con questi cerchi ho dovuto mettere una pressione veramente alle stelle. Siamo oltre i 2,5 bar. Adesso sto già facendo le pratiche per omologare una gomma più larga. Non vi preoccupate, non la lascerò così. Mi direte poi, sicuramente sarà più complicato guidarla, ma lavoreremo anche su quello. La cosa che non mi piace su queste strade, per quanto molto molto prestante, l'assetto troppo rigido, su alcuni avvallamenti la macchina rimbalza proprio e la cosa mi dà un po' di brividi, perché comunque quando capita che per sbaglio cade l'occhio sul contachilometri ti rendi conto che in realtà stai andando a una velocità assolutamente fuori dal comune, cosa che non sembra, ma vi assicuro che è un mostro mangia asfalto. Porca miseria, dicevamo i difetti? Aspettate che ve li dico. Mamma mia, come slitta, le gomme sono finite. Finite, mi perde grip in continuazione al posteriore. Non so se non mi piace oppure mi sto divertendo come un cretino. Non voglio più cambiarle. Mamma santa! Che spettacolo! Lo so, sto urlando, ma non riesco ad avere un tono di voce più basso sopra questa macchina. Frena, frena, altro che non frena. Ha un ingresso in curva imbarazzante, non è niente male, nulla a che vedere ovviamente con la Mini di Matteo, che però insomma è proprio un altro tipo di macchina, però ti dà fiducia, che dire, per un uso quotidiano ve la sconsiglio. Parliamo di un consumo medio di 8,5-9 al litro con un piede leggero. D'altronde, per dare da bere ai 280 cavalli stock e soprattutto per far girare e cantare così questo 3,5 litri,
bisogna tirare fuori i soldi. Sedili, non male, magari per una persona leggermente più piccola di me. Io non ci sto con le spalle, è troppo stretto. Mi fa uscire la spalla dallo schienale. E quando vado a fare curve anche un po' più veloci, non sono proprio fermo all'interno del sedile, che tra l'altro è riscaldato, ovviamente non adesso. Quindi secondo me ha anche un peso importante che magari dovremmo andare a modificare. Magari li togliamo, alleggeriamo un po' il tutto. Un'altra cosa che non mi piace, più che altro non ne vedo il motivo, è la mancanza del porta oggetti lì davanti. Non c'è. C'è semplicemente un'altra presa per l'accendisigari e un portabicchieri, nulla di più. I portaoggetti ce ne sono diversi, sono tutti dietro ai sedili, a parte dietro al sedile del pilota che ha una grande cassa, questa ha l'impianto Bose di serie. Poi dietro invece al sedile del passeggero troviamo 3-4 portaoggetti anche abbastanza capienti, che alla fine sono molto utili. La Duomi che troviamo nel bagagliaio, riconoscibilissima, del Nissan 350Z, molto bella da vedere, estremamente poco funzionale a livello di spazi perché taglia completamente quello che è l'immenso bagagliaio che ha. Lo spazio tra il pianale e la barra è molto piccolo. Secondo me non è stato isolato bene il motore dall'abitacolo, fa un caldo infernale. Ragazzi, se questi li vogliamo chiamare difetti, questa macchina è clamorosa. Il timbro del motore è qualcosa che non è paragonabile a nient'altro. Non c'è qualcosa che mi fa venire in mente o che mi fa venire i brividi come questo timbro. Non esiste. Sentite. È qualcosa che va veramente, ti porta nel Valhalla o nel paradiso. Non è estremamente agile la macchina, però me l'aspettavo molto peggio. In realtà, secondo me, è una questione solo di assetto e gomme qui. Quando cambierò entrambe le cose, ci riverrò e vi riporterò un altro test drive, perché secondo me ci sarà da divertirsi. Il motore praticamente accoppia sempre, non è necessario cambiare. Il cambio, che dire, è perfetto, la corsa delle marce è giusta, non c'è gioco di nessun tipo, c'è, poi lo senti proprio quella meccanica, l'ingranaggio che entra, quell'ignoranza, c'è, che dire, Nissan 350Z, ragazzi. Sapete, ragazzi, fare i passaggi equivale a dire di farsi 10 km a piedi. Ragazzi, il video è terminato, spero di essere riuscito a portarvi un po' del mio Nissan 350Z, mi auguro vi sia piaciuto e mi raccomando, commentate, scrivetemi, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace questa macchina e se anche voi avete riscontrato dei difetti, se ne siete stati possessori e soprattutto datemi dei consigli su che assetto montare. Ciao belli!